Qua bisogna andare un po' così, un po' spediti, i libri sono tanti, non so come dire. Le luci sono un po' così, c'ho gli occhiali che riflettono. L'inquadratura non è manco tanto convincente. Devo mettermi più così, devo stare più così. Però qua bisogna andare, bisogna andare, bisogna smicciare. Questo non mi piace, cosa si vede? Iniziamo questo video letture di febbraio. Sono abbastanza letture, sono abbastanza soddisfatto delle letture di febbraio e mi hanno insegnato i ragazzi di Fumetti in Tazza, ascoltando le loro live, ho scoperto che bisogna iniziare con i manga perché tutti vogliono guardare i manga. Ora non so se il mio pubblico è proprio diciamo quello che vuole guardare i manga, però mi diverte questa cosa di far finta di farlo YouTube, per cui iniziamo con i manga che ho letto questo mese, che sono la stragrande maggioranza delle mie letture di questo mese. E già, abbiamo Beastars, i numeri 15, 16 e 17. Beastars è una serie di cui ho già parlato, secondo me è una bella serie. La direzione in cui stava andando la serie di un po' si stava un po' sfaldando, no? Diciamo che sta perdendo un po' di coesione, questo possiamo dirlo. Le cose che succedono tendono ad essere sempre più surreali e quasi demenziali, però io trovo che ci sia comunque una certa ironia nel modo in cui l'autrice parla di questo mondo, in cui tratteggia questi personaggi. Ci sono alcuni personaggi nuovi che secondo me sono abbastanza forti e aprono anche altre questioni. È chiaro che c'è sempre un po' quel sapore di cazzatona. Quel sapore di cazzatona comunque c'è. C'è sempre, c'è quasi in ogni episodio c'è un po' quella cosa che dici, ma che. Però secondo me tiene, devi lasciare andare, devi accettare il demenziale, devi accettare le forzature, le cose un po' esagerate. Però comunque anche con queste cose così, qualche frammento, qualche episodio, qualche momento, secondo me, veramente alto c'è sempre. Per esempio, la passeggiata con caffè che i due lupi grigi, per chi segue la serie, è chiaro che sono una coppia, nel senso, no, sono due amici sostanzialmente, un maschio e una femmina della stessa specie, che si fanno questa passeggiata e in quel momento riconoscono il privilegio, la serenità con cui possono farsi quella passeggiata e prendersi un caffè, che sentono l'approvazione di tutti gli altri, cosa che non stanno provando nella loro vita perché una serie di vicissitudini che non vi sto a dire. Ecco, quello secondo me è davvero un momento molto interessante, perché è come se loro si rendessero conto del loro privilegio e quasi dicono: certo, però così è molto meno stancante vivere. Su questa vita qua è più semplice, no? Quantomeno quando sei in pubblico, quantomeno quando fai qualcosa di pubblico. E quello secondo me è un momento davvero interessante. E l'autrice ce ne regala, continua a regalarcene. Siamo al numero 17, mancano 5 volumi. Io continuo a dire, sì, magari non è la serie della vita dal punto di vista complessivo, però c'è tanta tanta bella roba dentro, tante belle idee, tanti bei momenti. Proseguiamo con Bien Bien Phu, Bien Bien Phu, il numero 1 di questa serie di Daisuke Nishijima, pubblicato da Bao. Io sono veramente, veramente confuso, confusissimo rispetto a questa lettura. Non so che cosa ho letto. È stranissimo. Questo è un manga ambientato durante la guerra del Vietnam. Protagonista è questo giovane nippo-americano, credo che si dica, che fa parte dell'esercito degli Stati Uniti, ma è lì in veste di fotografo, di reporter. Viene coinvolto in una serie di azioni di guerra. Insomma, seguiamo questo personaggio. La cosa veramente stravagante di questo fumetto, intanto, è come è disegnato in questa maniera qua, no? A metà fra Sio e Hello Kitty, ok? Poi con questi spazi, un po' un uso del bianco compositivo che a me piace molto. A volte non si capisce bene cosa sta succedendo, perché esagera un po' con lo spazio proprio. Lascia tantissimo spazio, fa molte di queste inquadrature cui c'è tantissimo cielo. Alcune cose sono riuscitissime, questi sono i crateri dei bombardamenti con i bambini che ci giocano dentro. Ok? Allora, è come se fosse estremamente realistico, perché poi tutti i racconti,
ci sono poi delle sezioni, anzi, in cui proprio ti dice i dati, la guerra, quando è iniziata, la situazione politica, ti cerca di darti, come dire, proprio una serie di dati storici per farti capire che cosa stava cos'è successo durante la guerra del Vietnam, quindi parte da prima addirittura, e contemporaneamente poi una serie di cazzatone atomiche, ma tipo da film di Van Damme, ok? Cioè proprio una roba di guerrieri speciali, di ninja, cioè di cose proprio stupide così, senza però tacere niente degli orrori di quella guerra, quindi bombardamenti, la gente, la guerriglia, la gente sfatasciata, le violenze, è stata una guerra, ragazzi, che è una cosa terrificante. E lui non è che ti dice non è stata una cosa terrificante, è chiaro che le guerre non è che di solito siano piacevoli, ma quella lì in particolare secondo me è stata proprio una cosa, un disastro, tutti i soldati americani che sono tornati in delle condizioni, ma già lì, perché poi un abuso di droghe, una cosa, mi viene un po' il vomito a pensarci. Quindi lui non nasconde niente di quella cosa lì, però poi usa questo modo. Io sono molto confuso. Non riesco a capire se mi è piaciuto o no, non so se prenderò il secondo. Questo mi ha messo, mi ha mandato veramente in confusione. Ancora manga di menare, ancora manga di cazzate. Chainsaw Man. Questo ragazzino che si unisce con un demone, che c'ha le motosega, con le motosega vanno in giro a ammazzare altri demoni. Insomma, una cazzata. Stupido a un livello quasi... veramente quante cazzate che ho letto questo mese. Anche qua c'è qualche momento fenomenale, un momento in particolare che non so bene perché mi ha proprio fatto ridere, ma mi ha fatto quasi commuovere, non lo so, c'è stato proprio un momento di grande onestà, di grande trasparenza di questi personaggi a un certo punto. Però ragazzi, in mezzo a una serie di cazzate, un po' di cliché, un po' di quello splatter che a me mi annoia, un po' di quelle cose schifose, proprio schifose per farti dire che schifo. Però ho un po' capito la fabbrica dei mostri, non so come dire, quello schifo da 12 anni che a me non mi divertiva tanto neanche quando avevo 12 anni. Mi ha sempre dato fastidio a me sta roba qua. Quindi lo leggo proprio un po' per dire, vabbè, leggo tutto, leggo anche sta roba qua. Questa roba appunto che può piacere a Dili, quindi vi dà un po' un'idea, ecco. Se siete dei lettori raffinati non fa proprio per voi. Se siete dei lettori che si leggono tutto, qualcosa di buono ci può essere anche qui dentro. È della Planet Manga Panini, quanto costa? Costa 4,90€. Ma io il prossimo lo prendo comunque, dai. Siamo al 3, qualcun altro lo prende. Alita e il recuperone. Alita è un manga degli anni 90, direi. Me lo ricordo quando usciva, che ero ragazzino. Manga cyberpunk di menare, anche qua un manga di menare, molto meno stupido degli altri, però comunque ironico, eh? Grandi disegni, grande ambientazione, grandi mazzate, l'angelo guerriero Alita. Mo me lo recupero, questo secondo me lo recupero. Un po' un pezzetto della storia del fumetto internazionale, eh? Un impatto notevole. Kenshiro, quindi post-apocalittico, gente che sembrano punk dei video anni 80, guerrieri che si mazzolano di botte da tutte le parti, però c'è un grosso poi invece avanzamento tecnologico, no? Quindi diciamo che è un post-apocalittico, ma non così apocalittico come Ken, non c'è proprio il delirio. C'è una sorta di struttura, c'è molta tecnologia, anche avanzatissima. La protagonista c'è anche quasi da protagonista miyazakiana, cioè una ragazzina che però ha una forza in sé sovrumana, una capacità di combattere, di resistere, di resilienza totale. C'è una riflessione sui corpi comunque, cioè non so se la riflessione ce l'ho messa io, c'è una questione corpi meccanici, coscienze. Insomma, il cyberpunk un po' tamarro, ma non troppo, degli anni 90. Not bad, questo si va avanti. Recuperone, si recupera. Legend Dokudami, il vagabondo di Tokyo. Showcase, Danit Showcase, quindi la collana curata da Asuka, che salutiamo sempre. L'autore è Takashi Fukutani. Questa è una raccolta di racconti brevi. Allora... c'ha dei grossi problemi per me questa cosa, molto autobiografico, la storia dell'autore, la storia di una persona che ha vissuto ai margini della società giapponese, naturalmente super alcolizzato, naturalmente è morto giovane. Diciamo quel tipo di vita che un po' abbiamo già imparato a vedere
anche in qualche altro manga che ora non vi so dire, ma che io già in qualche modo sapevo. Forse in Vita ai Margini già un po' si può capire quel tipo di vita, o anche sicuramente molto di più in Diario della mia scomparsa. Questo umorismo per me è veramente un po' troppo scorreggione, un po' ghiozzo, veramente una roba che non, a me non piace, mi annoia. Per di più questa roba qua è invecchiata, questo è degli anni 90, Madonna, è invecchiato alla velocità della luce, perché c'è veramente della transfobia, dell'omofobia, in qualche modo poi è sempre recuperata per i capelli, no? Non so come dire, quelle cose che ti fanno dire Madonna, 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 poi arrivi in fondo e dici vabbè, ok, però nel frattempo che sei arrivato lì hai visto così tanta roba che dici sì, ok, l'abbiamo salvata, l'hai proprio un po' recuperata così, però un po' difficile fare un bilancio, no? Un po' difficile fare un bilancio. Il lavoro è ben fatto, l'autore è capace. La vita sconsiderata, interessantissimi gli episodi veri della sua vita che ci sono a un certo punto, però su tutto il fumetto, un po' per me è un po' poco, ecco, cioè un po' faticato ad arrivare in fondo a questo fumetto. La Taverna di Mezzanotte, volume 1, io l'ho adorabile, adorabile, una bella atmosfera serena, rilassata, queste storie piacevoli, questo disegno, questo segno orribile, scarno, respingente, tutto storto, tutto flebile, tutto poco convinto, però le espressioni sono belle, la regia, il ritmo è ottimo, i personaggi sono simpatici. E tu ti vuoi sedere con questi commensali alla taverna di mezzanotte, sentire le loro storie, sentire i loro commenti sulla vita. Bello, personaggi non stereotipati, delle belle storie. Piacevole, poi sono quei fumetti in cui non succede niente, no? Non succede niente. Però quella battuta, quello sguardo, basta pochissimo uno che entra dentro il ristorante, già è un evento. E quindi bello, bel lavoro. Prenderò sicuramente il prossimo, non so quanto può durare, però anche se c'è una certa ripetitività, no? Una certa. Fa proprio atmosfera, fa come quando ti ritrovi con gli amici e racconti poi sempre più o meno le stesse cose con gli amici storici, no? Magari ti vedi ogni tanto, racconti, è piacevole, anche se sono storie che hai sentito 1000 volte. Quindi sicuramente La Taverna di Mezzanotte di Yaro Abe, pubblicato anche questo da Bao, anche questo piacevolissimo. Asadora 2, Asadora 2, addirittura ho fatto un fumetti a braccio su Asadora 1. Io non so se, cioè, io il terzo ancora lo prendo, ragazzi, però io sono già arrivato alla fine, mi ha già saturato, ma saturato proprio. 5.000 storie che si aprono, e quello che succede qui e poi quell'altro, poi è proprio troppo, troppo fuglietton, troppo soap opera, troppo che deve aggiungere roba, troppo che deve farti i cliffhanger. Io è troppo tecnico, troppo, troppo. Credo che sia voluto perché anche il titolo richiama proprio lo sceneggiato giapponese televisivo degli anni 60, soltanto che forse se io l'avessi visto in Giappone, sapessi di cosa, cioè, magari mi potrebbe fare un effetto nostalgia, potrei capire l'ironia e i riferimenti, no? Però se non le hai viste, quelle robe lì, se non è neanche il tuo immaginario di riferimento, cioè un po' come un fumetto sugli sceneggiati Rai degli anni 60, senza aver mai visto uno sceneggiato Rai degli anni 60, insomma, non lo so, io mi sto annoiando a morte proprio. Faticato ad arrivare in fondo. È chiaro che è sempre fenomenale, disegni fenomenali, capacissimo e tutto, però ragazzi, stucchevole, stucchevole. L'ho detto, stucchevole. E qua abbiamo forse la lettura migliore di questo mese, ma una delle migliori che ho fatto ultimamente. Parliamo di Memorie di un gentiluomo, il secondo volume. Anche su questo, sul primo volume ho fatto un fumetti a braccio perché era già stata una bellissima lettura. Questo secondo volume è ancora meglio, se possibile, conferma tutto quello che c'era nel primo, fa ancora un ulteriore passo avanti. Ho fatto, guarda, le ultime 20 pagine in apnea proprio. Commovente. Un lavoro splendido. Ora, ne ho parlato in maniera più approfondita sia su di cosa parla che di come ne parla l'autrice, Moyoko Anno, maestra proprio.
in quest'altro video che ho fatto. Forse se siete molto interessati vi rimando a quel video lì, lo consiglio, è davvero un ottimo lavoro. Torna tutto, le trame si chiudono tutte, ma in una maniera naturale, e ti importa fino a un certo punto, perché la vita di queste prostitute in questo bordello, la violenza a cui sono sottoposte, la violenza che loro stesse esercitano, è davvero una riflessione sul potere, sul sesso, sui rapporti tra persone, sulle relazioni. Top del top. Un lavoro ottimo. Abbiamo finito i manga del mese. Beh, tanti manga, no? Tante delle cose. Quindi, se voi siete qua solo per i manga, ciao, potete andare. Andiamo ora in una sezione, diciamo, l'underground italiano, l'underground che ci piace. Sostanza Dance di Tommy Gunn, edito da Eris, all'interno del progetto Stigma. Progetto di cui ho già parlato, perché ne fa parte anche il libro di Starace, che in questo momento non mi ricordo più come si chiama, ce l'ho qua, anche quello fa parte del progetto Stigma, vi rimando a quel video là. Se non l'avete visto, andate a vedere, fumetti a braccio, metterò le schede in fondo, ma che ne so, vedete voi. Trovate facile, se siete già qua, il canale è questo. Quindi un progetto editoriale molto interessante, all'interno di un altro progetto editoriale molto interessante che è Eris Edizioni. Tommy Gunn, Sostanza Densa. Qua abbiamo un disegnatore della stramadonna, che a me sembra si rifaccia abbastanza esplicitamente a un certo tipo di fumetto francese, ma filtrato attraverso la sensibilità di Tamburini e Liberatore. Perché in particolare questi colori mi ricordano un volume di Rank Xerox, direi non l'ultimo, il secondo, insomma, il primo fatto a colori, e c'è questa qualità del disegno, ragazzi, notevolissima, del colore, una scelta delle palette fenomenale, una capacità di costruire corpi e mondi credibilissima, una bella regia, semplice ma efficace. La storia tiene botta, secondo me, ha qualche spunto carino, è arrivato in fondo, io ci ho... Quelle storie che mi fanno un po' dire, che cazzo, sul finale dico, ma sì, questi finali che io non è che poi li capisco benissimo, però magari sono io, poi chi se ne frega, le ultime 10 pagine. È comunque davvero un bel lavoro, Guarda qua, ottimi ambienti, ottimi movimenti, ma vorrei farvi vedere qualche corpo in movimento. Semplicemente questa sequenza di una madre che parla con la figlia, guardate come sono belle le posizioni, com'è credibile le espressioni, veramente, veramente un ottimo lavoro, una bella atmosfera, una buona idea di base. Trovo che forse, è un po' troncata, l'ho trovata un po' troncata lì, ma comunque un lavoro soddisfacente, più che soddisfacente. Tac. Andiamo verso Spugna, pubblicato da Hollow Press, se non erro, se non dico una cazzata, Hollow Press, e in particolare questo è Fingerless, fumetto muto di Tommaso Di Spigna in arte Spugna, fumetto muto, quindi non ci sono balloon, non ci sono didascalie, tutto quello che vediamo, tutte le azioni le capiamo attraverso i movimenti, tramite l'inquadratura, quello che succede, tutto molto chiaro, e questo già è un grande punto a favore, perché ragazzi, fare dei fumetti senza aiutarsi neanche un minimo con il testo vuol dire saper fare i fumetti, ok? Come diceva Hitchcock rispetto ai film muti, lui diceva, alla fine, diciamo, del periodo del muto, tutti sapevano fare film, o meglio, chi sapeva fare film si capiva quello che voleva dire. Erano arrivati a un certo livello di consapevolezza di usare il mezzo, di non usare il testo, di usare il testo il meno possibile, no? Quando è arrivato il sonoro, e lì è successo patatrack, perché a quel punto lì c'avevi la gente che parlava, blatterava, hanno tutti iniziato a girare del teatro, no? Facevano del teatro, registravano del teatro, e lì la porti sempre a casa perché c'è uno che parla e lo stai a sentire. Quello era il discorso di Hitchcock. Quindi se tu non hai questa cosa qua, se tu vai sul muto, ti devi veramente usare le immagini per narrare. E Spugna lo sa fare. La storia è orrorifica, ma anche grottesca, ma anche ironica, ma anche orrorifica di nuovo. Una sorta di invasione aliena, molto basata sui corpi, anche qua abbiamo dei corpi, queste dita,
queste schifoserie che succedono, cose un po' orrorifiche, ma anche sempre un po' stupidotte. Quindi fanno Schifidor, ma divertono anche, ma anche inquietano molto. Qua non siamo proprio su quel gusto che proprio a me non mi va giù, cioè quello proprio un po', come dicevo prima, riferito a Chainsaw Man, no? Quello splatterone, oppure quelle cose un po' schifose. Che... Ecco, non siamo lì, perché qua è tutto un pochino più metaforico, o così esagerato, così, diciamo, il lavoro di modifica sui corpi, il lavoro di astrazione diventa appunto, a un certo punto va quasi nell'astratto, e quindi sì, è schifoso, è inquietante, però non è proprio, non è didascalico, ecco, in questa sua schifosità. Quindi è un bel lavoro comunque, però non è proprio my cup of tea, cioè a me sta roba qua di solito non mi piace. No, cioè non è un genere che mi piace, l'horror è un genere che mi ha sempre lasciato cioè mi fa paura, fa troppa paura, che non mi dice niente, non so, a me l'horror non mi convince, è una cosa mia, cioè è un genere rispettabilissimo che però io non frequento, ho frequentato quasi niente. Questo è comunque un ottimo lavoro, non so se si può definire horror, però ha delle venature, sicuramente c'è lo splatterone, c'è le cose schifose, gli alieni, le dita, gli occhi, le cose, quella roba lì. Comunque si legge volentieri. Colori spettacolari. Quei colorazzi piatti mi piacciono. Piatti o quasi piatti. Pochi colori, palette decisa all'inizio, bella acidona. Grandissimo. Sembra anche questo un video club house degli anni 90. Acid house. Storie di uomini intraprendenti di situazioni critiche. Disegnato, scritto, diretto da Luca Negri. Perché dico diretto? Perché... praticamente questa è una raccolta di racconti che giocano con i generi cinematografici, quindi ci sono all'inizio questo elenco di generi e che mano a mano vengono smarcati, perché ogni storia è un genere: gangster movie, spy story, teen drama e così. Tutto questo, vabbè, il segno di Negri, lo stile di Negri è molto molto interessante, questi grigi, fa un bellissimo uso dei neri pieni, dei grigi, una persona che sa quello che sta facendo. Siamo, è surreale, siamo nel decostruito, siamo dalle parti del taglia e cuci, del taglia e incolla, del copia e incolla, cut and paste. Siamo da quelle parti lì. Anche queste sono parti che a me, cioè la metanarrazione mi piace, ma mi stufa anche abbastanza velocemente. Questo lavoro, secondo me, col fatto che sono appunto racconti brevi, questi generi diversi con cui gioca, c'è comunque delle storie dentro, non è... ci sono delle storie, devi un po' andartela a cercare, devi lavorarci tu un po' per ricostruirle, però c'è qualcosa, c'è più di qualcosa, ci sono un bel po' di idee visive anche. Lavoro sicuramente interessante, io ho letto anche la sua graphic novel, quella lunga, Controspionaggio, che quasi sembra appunto sviluppare una delle storie che sono qui dentro. Per me su quella lunga durata lì, per me quello stile lì è troppo, cioè è arrivato a metà, o mi dici che cazzo mi devi dire, oppure la chiudiamo qua. Per cui l'ho letto tutto, Controspionaggio, anche quello, è chiaro che è una persona che sa quello che sta facendo, è un ottimo lavoro, una persona, un autore, questo è un autore che sicuramente ha tutte le carte in regola. Quel tipo di narrazione lì, dopo un po', mi viene voglia di prendere a calci un comò. Insomma, io dopo un po' che leggo queste cose ho bisogno di un po' di concretezza. Però non è che lui ti dice adesso ti do la concretezza e poi non te la dà. Lui dall'inizio ti dice non ci capirei un cazzo di questa cosa qua, perché è un viaggione mio, perché nessuno può capire che cosa succede, perché la realtà è inconoscibile, perché non siamo in grado, nessuno è in grado di mettere assieme i tasselli della realtà per far sì che si formi un puzzle coerente, questa cosa qua è impossibile, questo qua è l'ennesimo tassello incoerente di una realtà incoerente. Va bene, grazie mille, ok, io voglio che voi mi prendiate per il culo e mi diciate no, guarda, ti faccio leggere questa storia in cui soltanto in questa storia, in questo momento, io costruirò una realtà coerente, ok? Io voglio dalle storie che costruiscano realtà coerenti, proprio perché la realtà non lo è. Quindi ho bisogno delle storie per dire come facciamo a far diventare la realtà
un po' più coerente e voglio spunti, ecco. Quindi questa per me è un po' una resa, ma è una resa fatta da una persona che sicuramente è molto intelligente. Finiamo con l'ultimo volume di queste letture di febbraio, che forse invece è il primo che ho letto, e sono Le figlie di Iss. Le figlie di Iss. C'è un po' di refresh sulle figlie di Iss. Di M.T. Anderson e Joe Ryu. Riauxux di Rebel Edizioni. Ora, tu mi direte, Rebel Edizioni? Ma cos'è questo Rebel Edizioni? E chi lo sa? Questo è il primo fumetto che pubblicano, ma credo che sia la prima cosa che pubblicano in assoluto. Erano, da quello che ho capito, una roba tipo Rebel Box, quelli che ti mandano le quelle cose che io non capisco perché perché mi annoiate già, che non voglio dare il mio indirizzo a nessuno, non mi mandate le cose, cosa volete da me, il postino che suona, lascia perdere. Quindi credo che fosse una di quelle robe lì, non ho approfondito. Qua abbiamo un fantasy, io ne sono arrivato a conoscenza perché seguo Miss Fiction, che è una bookstagrammer, booktuber, molto brava, che ammiro tantissimo, che mi piace un sacco, anche perché è una femminista compagna, e quindi un saluto alla compagna Miss Fiction, che è la traduttrice di questo volume. Questa è una storia che riprende una storia classica, una leggenda della costa bretone, non vorrei dire una cazzata ma mi sembra di dirla giusta. Se la principessa di Iss sdoppia queste principesse, le fa diventare due rispetto alla narrazione originale, e ci racconta tutta una storia dicotomica, tutta una storia in cui il fantasy si mescola con Scorsese, in cui ci sono creature magiche che non bisogna fare incazzare, bisogna continuamente rinnovare il patto con le forze oscure, e l'unico modo per rinnovare questo patto tramite dei sacrifici dolorosissimi e continui, però così continui, così regolari, che diventano quasi appunto un'abitudine. E qua abbiamo un buon disegno, delle buone capacità di regia anche, per esempio, no, questa doppia, qui seguiamo l'evoluzione, la crescita di queste due principesse che sono sorelle, che sono le protagoniste di questa storia, che si allontanano, comunque hanno un'evoluzione diversa, la vediamo così specchiate, no? Semplice, semplicissima, voi mi direte sì, però in sei vignette costruisce veramente una certa profondità, non è scontato. Poi anche qua ci sono delle belle immagini, dei bei momenti, delle belle idee, una crudeltà spaventosa. Bel esordio per questa casa editrice, tradotto dalla nostra amatissima Miss Fiction. Cosa ci riserverà questa nuova casa editrice, di cui non so niente? Lo scopriremo. Io direi che per questo mese vi è tutto quello che vi dovevo dire.